Siamo passati ora con le nostre immagini al Montecatini Terme, vedete le immagini proprio delle terme di Montecatini per il sessantesimo Gran Premio Ezio del Rosso che si svolge a Montecatini, è la classica di chiusura del ciclismo dilettantistico toscano. Per la verità il martedì successivo ci sarà la gara di Ponzacco, però il, diciamo, per Antonomasia il Gran Premio del Rosso è considerata la gara di chiusura della stagione agonistica in Toscana. Sono 220 corridori iscritti, al via 190 corridori. Eh, tantissime azioni, vedete delle immagini del nostro elicottero. Una fase della gara, stiamo attraversando Montecatini. Ricordo che il percorso prevede per quattro volte la salita di Vico e un'ascesa a Marliana. Per la verità, la salita di Vico viene affrontata per l'ultima volta dopo che gli atleti hanno raggiunto la vetta del Marliana una gara sicuramente impegnativa ma una gara che vede al via un lotto di partenti qualificatissimo a partire dal campione italiano elite eh, Matteo Busato al campione italiano a cronometro Matteo Mammini eh, al recentissimo eh, vincitore a peccioli eh, nel, come stagista professionista Enrico Battaglin, eh, inoltre tanti azzurri, eh, ancora una grandissima edizione di questo mh, Gran Premio Ezio del Rosso, che ha un albo d'oro veramente incredibile. Eh, dobbiamo dire che e ricordare che gli ultimi vincitori, dal 96 in poi al Gran Premio del Rosso, sono passati. Tutti professionisti, anche il vincitore della passata edizione, eh, Rafael Andriato, lo, lo farà tra pochi mesi, eh, quest'anno ha difeso i colori della Petroli Firenze. L'anno prossimo passerà professionista. Quindi una gara che vede sempre al via tantissimi atleti di grandissimo valore, così come avviene anche in questa sessantesima edizione. Un'edizione veramente particolare, il sessantesimo anno di questo Gran Premio Ezio del Rosso. Eh, gli atleti li vedete in questo momento impegnati in salita, la salita di Vico da ripetere varie volte. Un pubblico numerosissimo per questa gara e dobbiamo dire veramente che eh, la partecipazione è stata degna di questa cornice di pubblico, ancora per questo. Eh, Gran Premio del Rosso, che quest'anno festeggia i 60 anni. Eh, la gara è stata combattuta sin dai primissimi chilometri e soprattutto dobbiamo dire che gli atleti hanno dimostrato grandissimo impegno in tutte le fasi di gara. Si sono dati battaglia dal, dal primo all'ultimo chilometro e dobbiamo dire veramente che hanno reso onore a questa manifestazione che si è svolta in una giornata eh, veramente di un bellissimo sole anche se dobbiamo dire eh, piuttosto fresca eh, non ci aspettavamo questo clima dopo i giorni precedenti in cui veramente aveva fatto tanto caldo però eh, dobbiamo dire che gli atleti hanno veramente reso onore a questa manifestazione ho ricordato prima alcuni degli atleti più rappresentativi ma tornando a coloro che nel passato hanno Fatto grande il Gran Premio Ezio del, Ros del Rosso, dobbiamo dire che per Due volte il campione del mondo è risultato vincitore a questa manifestazione, in altre occasioni ha preso parte alla gara, quindi dobbiamo dire veramente che eh, il Gran Premio del Rosso che quest'anno festegge 60 anni è una gara veramente importante e è veramente una gara che ogni anno eh, vede al via un grandissimo numero di atleti. Anche per questa sessantesima edizione è avvenuto e sta avvenendo così. Il gruppo lo vedete allungatissimo in questa fase in salita per raggiungere Vico. Sono, ci sono stati ancora vari tentativi, ora siamo all'ultimo giro, vediamo De Ieso che ha un leggero vantaggio nei confronti dei primi inseguitori, dopo la discesa su Pescia, dopo eh, che gli atleti avevano affrontato la salita di, eh, di Marliana e Goraiolo, sono rimasti in 26 al comando eh, tra questi veramente eh, tantissimi atleti di grande valore. Ricordiamo eh, in particolare l'Enrico Battaglin che giovedì scorso da stagista ha vinto a Peccioli. Vediamo anche il pubblico: un pubblico veramente numeroso e appassionato. Dobbiamo dire che gli atleti hanno reso onore alla manifestazione eh, mettendo un grande impegno. Ed ora siamo allo sprint finale. Sono rimasti nel finale in 6, si sono avvantaggiati. Assisteremo quindi a uno sprint. Sono in sei che guidano la corsa, anche se il loro vantaggio è minimo nei confronti degli inseguitori. Si sono avvantaggiati lungo l'ultima ascesa che portava a Vico. Ed ora vediamo: è già lanciato lo sprint. Ed è proprio Enrico Battaglin, l'azzurro Enrico Battaglin, l'atleta della Zalfa. Desiree Fior che vince a mani alzate. Davanti a lui il primo anno, Manuel Zenni del Tilcone. Tim Kolpak, un ragazzo al primo anno in categoria che oggi veramente ha fatto una grandissima prestazione. Terzo posto per Fabio Aru, ricordiamo eh, l'atleta sardo della Palazzago Ellendent, vincitore eh, del Val d'Aosta e prima ancora del um, Giro delle Valli Cuneesi. Quarto posto per Cristiano Monguzzi, recente vincitore del Piccolo Giro di Lombardia. Quinto Alessio Marchetti, sesto Gianfranco Ziglioli, che proprio una settimana fa in Friuli ha vinto la prima gara stagionale. Quindi una grandissima edizione, ancora una volta del Trofeo del Rosso. Il primo toscano è Marco Zamparella della Maltinti Lampadari, che è giunto settimo, ottavo Eugenio Alafasci nono Constantin Krimenku e decimo Antonino Parrimello. Ed ora andiamo a sentire le impressioni del vincitore. Siamo con questo splendido vincitore Enrico Battaglia. Enrico, una bella volata, eh, tanti antagonisti eh, qui sull'arrivo, ce l'hai fatta in volata? Sì, ce l'ho fatta, è stata veramente una corsa combattuta e nel finale ci siamo giocati la corsa in 4-5 persone e io sono riuscito a... Ad impostare il mio sprint e a vincere qui. Giovedì avevi vinto eh, a Peccioli nella Coppa Sabatini, eri eh, stagista. Eh, oggi, qui al Del Rosso, duplice soddisfazione in Toscana. Ma sicuramente quello che ho fatto giovedì è stata una cosa penso, molto importante perché, comunque, vincere battendo grandi campioni è... non è una cosa da, da tutti i giorni. È già stata una grande emozione vincere lì. E oggi era ripetersi qui comunque sapendo di essere molto controllato e atteso è stata altrettanto una cosa difficile e sono contento di essere riuscito a farlo ecco in volata temevi qualcuno ma temevo più gli scatti negli ultimi chilometri perché sapevo che di essere più veloce e quindi sapevo che se arrivavo allo sprint con tutti gli altri avrei avuto possibilità di vincere questa gran, gran corsa e sono stato bravo a controllarli i miei avversari nei meno 3-4 km fino, fino all'imbocco della linea fino all'imbocco qui dell'arrivo è stata una gran bella vittoria dodicesima vittoria stagionale a, a chi la dedichiamo da Montecatini ma la dedica sempre alla mia squadra che mi ha dato fiducia anche oggi alla mia ragazza ai, dei, ai direttori sportivi e tutti quelli che mi seguono dottor Giuseppe Bellandi sindaco di Montecatini Terme Sindaco, una bella manifestazione del rosso è sempre una bella cosa. E poi qui a Montecatini ho visto tantissima gente, una cosa impressionante. Questo ci fa piacere, impressionante no, sono gli innamorati del ciclismo. Eh, questa volta sono quelli che sono venuti proprio per una corsa ciclistica importante come per noi è il Gran Premio Ezio del Rosso. Io credo che il merito vada a GS Le Casette, a Mario, ieri e naturalmente a questi ragazzi che hanno corso sulle nostre strade. Eh, da, diciamo, da intenditore, per, fra virgolette, credo che l'arrivo di quest'anno sia particolarmente importante. Eh, con eh, il vincitore Battaglin col terzo arrivato Urru, ma eh, con la sorpresa di questo ragazzo giovanissimo che è arrivato secondo e che ha tentato di tutto per cercare di staccare i, i suoi compagni di fuga eh, che poi insomma ha fatto di tutto e questo mi piace, poi 19 anni sono importanti. Per me il ciclismo è, è sport ma anche poesia. Eh, per me il ciclismo è importante e su questo la città di Montecatini Terme ha eh, Puntato moltissimo con il Mondiale 2013, chissà che qualcuno di questi ragazzi in quella nazionale eh, ci possa trovare posto. Me lo auguro, è una bellissima giornata. Di nuovo un grazie al ciclismo, a Mario Ieri e a questi ragazzi che hanno vinto.